Sono Adri, bentornati sul mio canale. Oggi non ho proprio voglia, dopo quello che ho visto ultimamente. Se c'è una cosa che proprio non ho voglia è vedere le partite del Milan. Dopo la sufficienza, dopo la Sampdoria, che comunque non è una partita che è stata vinta bene, dopo la Salernitana, dopo l'Udinese, ragazzi, e anche dopo il derby, oggi non mi aspetto veramente niente da sta squadra. Oggi andiamo là per prenderne quante ce ne vogliono dare e tornare a casa. Oggi sarà veramente una disfatta. Intanto, ragazzi, sistemo lo studio e faccio partire la partita in sottofondo. Buon divertimento e buono sfottò tifosi del Napoli, per davvero. E dall'altra, e veramente questa partita potrà essere decisa da piccoli dettagli. Non vinciamo piccoli da tre partite, magari, o da chi sbaglierà di meno. Saremo no, per dirvi. Due gol nelle ultime due partite. Dai. Da capitano, nonostante un futuro lontano da... Arbitro orzato. Raga, è persa stasera. Ma stasera è persissima. Nine, ragazzi. Nine. Sì, il primo inizio è subito il Milan che aspetta. Non va a pressare, lascia il gioco. È il Milan che aspetta. È iniziata da 20 secondi. Hanno battuto loro. Il Milan che aspetta cosa? Boh, vabbè. No. Cioè, mi state veramente facendo vomitare l'anima. No. Un minuto e 11 già. Prenderei tutto e furerei di sotto dalla finestra. Davvero. Abbiamo due esterni destri che fanno pena, tra Messias e Salemakers, ok? Vabbè, Messias fa un pochino più di gol. Ma ragazzi, due esterni destri della minchia proprio. Leao ovviamente 100 metri palla al piede si fa fermare. Occhio che sì. La sua apertura, tocco verticale. Che si pella, appena Serge Giroud. Koulibaly, c'è niente. Siete voi che fate delle azioni di merda, che alzate il pallone fuori dall'area al limite. Siete voi che fate delle azioni del cazzo, dai. Di Lorenzo, palla dentro. Mamma. Abbiamo toccato 10 palloni e abbiamo sbagliato 11 passaggi. Cioè, incredibile. È incredibile. Fabian. Di Lorenzo, pari rimpallata Magnan. Oh, stanno camperando nella nostra area. Stanno camperando nella nostra area. Però ovviamente noi zero tiri in porta, eh. Anzi, neanche zero tiri in porta, zero tiri. Elude l'intervento di Leao, cerca il corridoio per Fabian, lo trova Fabian. Qua dentro per Osimhen, no. Occhio alla possibilità, no. Del numero 9 del Napoli. Osimhen lo rincorre Tomori. Prende la porta in area di rigore Osimhen. Grande Calulo, angolo. Raga, sti qua, due passaggi, arrivano in porta. Noi no. Noi c'è da complicarci la vita, passare di qui, passare di là. Roma Bangkok. Ai, per arrivare in porta. Devi aumentare il possesso di palla del 10% per poter entrare in area. Piore, se continui così ti mandano fuori, non te lo dico. Cioè, ti sei già fatto ammonire dopo 8 minuti del primo tempo. Fermato Napolitano. Cioè Leao resiste. Che sì, palla di tondo Leao. Palla che resta. Rimane lì. Ti rimbalza il Napoli. Non è la Salernitana, che comunque non hai vinto. Il Napoli ti rimbalza quando arrivi al limite. Ti rimbalza. Ti fa tornare indietro. Quattro saltatori del Milan. Cinque anzi, in area di rigore. Che si è ben asserto subito fuori area con Calabria. La battuta di Tonali. Da Tonali dentro. Ospina. No, vabbè, non mi sorprende neanche, ragazzi. Tanto la palla non è entrata. Palla a parte di Fabian. Palla per Di Lorenzo, che trova campo aperto. E c'è Di Lorenzo per Osimhen fuori. Due passaggi, ripeto, due cazzo di passaggi e arrivano in porta. Meno con la linea in mano. Due, la palla in profondità, il giocatore che taglia e si trova davanti al portiere. Noi niente, noi un cazzo. Ci mettono prima a costruire un edificio di 10 piani che il Milan è un'azione. Benacer Leao. Buono, passa. Strepitoso Leao qui, poi vediamo chi è. Mi sa al fondo. Il numero 17 del Milan. E allora andiamo. No, ma mi ci viene da ridere a un certo punto. Mi ci viene da ridere, ragazzi. Mi ci viene veramente da ridere perché. Poi il tocco di Zielinski. Prova ad arrivare Koulibaly. Se fallo! Però meno è palla nostra. Dalla Leao. Prova a salire. Tentativo di dagliela domani! Dopo che ci sei, Calabria! Dagliela domani! Ma dagliela domani, no!
Dario! Poteva dare una soluzione palla al piede. Dagliela domani! Da quella parte Calabria fa insaltare. Io non ce la faccio più! Ed è arrivato intanto. Io non ce la faccio più! Io non ce la faccio più a vedere ste cose! Le portate allo sfinimento! Ha portato palla a 15 metri Calabria con Leao libero! Che due coglioni! Che due coglioni! Koulibaly, sei un macellaio di merda! Koulibaly, sei un macellaio di merda! Vedi a Salerno, ha fatto la seconda punta proprio all'esterno. T'ha anticipato, lascialo stare, no! Pesante di testa verso Leao. Leao resiste, lo strappo di Leao destro, sì, da 24.000 metri, da 24.000 metri. C'era giù, stava insidendo. Insidendo, sì, insidendo. Ha giocato molto su Leao, il duello con Mario Rui che è alle sue spalle. Danza sul pallone Leao, numero di Leao, ancora Leao. Leao bello. Poi preferisce aprire su Tonà, che colpisce malissimo col corpo all'indietro, ma la velocità, la freschezza, l'energia di Leao ancora una volta. Sì, è l'uomo che sta dentro. Messias Giroud, Leao, Leao. Che Leao. Mezza a 4 Leao. Danza sul povero Leao. Cioè, ogni tanto mi fa incazzare, ma povero. C'è veramente l'acqua nel deserto di sto Milan. Palla perché sì, se la dimentica, la prende, non la prende, poi non lo so. Terranez Messias se ne trova lì, sì, saltalo l'uomo Messias, saltalo l'uomo, sì, sì. Fabian qui forzato, continua a fischiare pochissimo, qui non ci sono neanche grandi proteste da parte di Lorenzo. Che sì, fallo di Rachmani, giallo. La sua intenzione. Giallo per Giroud. Arriva il giallo, tanto. Giallo per... giallo per Giroud che non è convinto. Comunque l'impatto, la velocità. Oh, ok, ok, va bene, va bene. Cioè, ti credo, per carità. Dietro. Primo tempo di merda. No, ma davvero, Mamma mia, che bruttura. Rachmani. Manca un tiro in porta, anzi, un tiro in porta con fallo. 3:40. 4 di recupero. Che palle, voglio farmi sto tè. Me lo fate fare, per favore. Ancora Zielinski. Ha trovato un po' di campo adesso Fabian. E 6 falli a 1 per il Milan, Tocco di ritorno verso Fabian. Fabian che non riesce a tenerla, ma sera no. Che sì, comunque la guarda. Messias dentro, sì. A 1 all'ora per Leao, a 1 all'ora, pianino, come se si fosse al campetto, no? Esiste. C'è anche Zielinski, e anche Rachmani. Punizione per il Napoli, Napolitano fuori per fortuna. È finito! È finito! Che merda, che schifo ragazzi. Mamma mia. Noi ci vediamo nel secondo tempo. Ok ragazzi, vabbè, sta per iniziare. Forme in tanti modi adesso. Ma... che hanno una versione tutta dedicata a Pioli, lo intonano. Io alzo veramente le mani, ragazzi. Io approfitto di questo, rivedere. Tra l'altro fa anche un po' freddino, quindi il teino ci sta. Ormai il teino può anche diventare, volendo, l'appuntamento fisso dell'intervallo, Comunque vabbè, c'è la luminosità che appalla. Intervallo. Ora non la posso tirare giù perché dovrei chiudere la live. Ma è di un rosa proprio fluo, ma bellissima sta tazza. Non tenere troppo il pallone, ma farlo girare con minchia velocità. Mica trovare fischi di manovra dei giorni migliori, dai. Sì, fischi. Milan è salito nella pressione e andava il giro palla del inizia la seconda parte di questo massacro. Bella Fernandez in mezzo a 45.000 poi Insigne la copertura di Tonali, il pallone buono per Fernandez, dalla via, dalla via. Arriva Fabian, ma c'è fallo di Fabian, dai. Parte lì per il Napoli, poi Tonali. Tonali dopo il saltello di Bennacer, palla in mezzo, palla lì che sì. Direzione di Kessi, Calabria! Oliviero! Ha toccato sul tiro. Oliviero! Gol! Gol del Milan! Gol del Milan! Oliviero! Terza partita che andiamo in vantaggio! E due di queste tre non l'abbiamo vinta! E l'una la stiamo vincendo! Ma non è detto che la vinceremo! Grande, sì, gol di Giroud, ok, grandi, bravi! Aspettiamo a esultare! Aspettiamo a esultare! Intanto vediamo se il gol è buono, prima di tutto. Poi vediamo come si evolve la cosa. Rivediamo tutto! La prima conclusione, poi arriva Calabria e la scelta di tempo di Giroud che si coordina alla grande. Al limite della regolarità è la posizione. Gol confermato. Ok, gol buono. Prestazione migliore delle ultime per ora, eh. Anche se non si perdonano le sviste e gli errori di merda del primo tempo, eh. Io non ne posso più, ragazzi, di andare in vantaggio e subire il pareggio. Veramente, mi sono rotto il cazzo. Quindi
quindi fa... Per favore. Aspettate l'entusiasmo, aspettate che qui è lunga, mancano 40 minuti, calma fratelli, calma. Maradona dal punto di vista che mo c'ha la palla Osimhen, Magnan. Magnan. Occhiar tutti e due. Leao. È la sua iniziativa. Leao. Vabbè. Adesso ovviamente il Napoli deve spingere. Siete in vantaggio. Siete in vantaggio. Potrebbe trovare degli spazi in ripartenza. Normalmente mi sarei incazzato per un tiro così. Stavolta vi dico, vabbè. Rientrare in partita. Anche Messias accompagna il movimento. Giroud in posizione. Giroud. Centrale anticipato da Kessi. Che sì, Bennacer. Bennacer. Destro. Ospina in angolo. Dai, va bene. Così va bene. Non facciamo i coglioni. Così va bene. Dai. Mi fate mangiare il fegato, mi fate. Senso della posizione, fiuto del gol. Occhio alla battuta del corner. Teo dentro. Va dentro Tomori. Colpo di testa. Ospina. E qui poteva lasciare. Bastava giocare così con la Salernitana e con l'Udinese. Non vi abbiamo chiesto tanto. Bastava giocare così con loro. Napoli si è allargato. Tenuto da Di Lorenzo e Fabiano. Il pallone è ancora del 17 del Milan. C'è Teo che corre. Teo. Mettila nel mezzo, c'è che sì. Mettila nel mezzo, che c'è che sì. No, va sul fondo. Politano sceglie il surplus, la transizione. Bennacer, Tonali, c'era larghissimo Messias. Pallone che gli arriva adesso. Bravo Messias. C'è Giroud, non fare cappellate. Bravo. Palla di ritorno. No, cosa ha fatto Rachmani? Che palla. Come ha fermato Giroud Rachmani, davvero? Palla di tacco, Messias a campo aperto. Allungato la gamba sul pallone, grandissimo Rachmani, davvero. Ora c'è da fare complimenti, si fanno. Giroud si è fatto male, altri due mesi fuori, siamo senza una punta. Fuori Insigne. Dentro Elmas, da quel che ho visto. È uscito Tonali per Krunic. E comunque Rebic per Giroud. 22 sul cronometro nella ripresa. Rebic per Giroud, ok, ma devo capire il Krunic per Tonali, scusate. Brava Zielinski. Si accentra, apre Fabian, c'è largo Mario Rui. Stava portando la palla a Zielinski, ragazzi. In qualche modo. Krunic non attacca. Non attacca. Incredibile. Fabian poi anticipato. Cioè, pare che Pioli non la voglia vincere sta partita. Manca 20 minuti. 20 minuti siamo sopravvissuti. 20 minuti c'è da sopravvivere. Se non c'è spazio in profondità, però. Prima che mi facciate incazzare. Troviamo magari il 2-0, ecco. Mai per vie centrali. Così poi se si piglia nel finale si piglia e si è vinto uguale. Con Osimhen si accende una rissa mentre intanto si continua a giocare. Occhio a questa posizione. Ho un assil mancino fuori. Che esce di un soffio. Con Magnani adesso si accende la rissa. Qua ammonisce Osimhen. Ho visto il gol di Unas passarmi davanti. Giallo per uno, giallo per là. Vai, Hernandez salta la prossima. Prossima in casa con l'Empoli, ragazzi. Se mi vincete lì, veramente io vi ammazzo. Sì, Zielinski va a fare il posto. E poi Lobotka e Anghissa. Anzi, Anghissa per Lobotka. E Lozano per Zielinski, anche il contrario, quello che è. Tutto davanti il Napoli. Adesso altro appoggio su Unas. Dentro Unas. Lozano. 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 Alla larga. Fuori. Che non finisce. Dato Anghissa, ragazzi. Non ha cambiato il Napoli. Anghissa e Lozano hanno cambiato il Napoli. Osimhen, 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 Osimhen. Questo è gol. Palo. Non è finita. Arriva Anghissa. Anghissa, non c'è nessuno. Contro uno. Ancora Anghissa. Sono entrati. Unas gli ha servito nuovamente il pallone. Anghissa pensa al cross. Anghissa. Che sì. Mi volete veramente far morire male voi? No, Magnano ha parato. Tiro bellissimo, tra l'altro, di Osimhen. Grande, grande Hernandez su Anghissa. Dai, Rebic. C'è Teo. Teo. C'è Koulibaly. Teo. Ospina. Cosa ha preso? No, ribaltamento no. No, la dura legge del gol no. 6 minuti sul cronometro. Lozano. Nella sua zona Lozano. Sì, fuori di 10 metri. Avessimo avuto questa gestione con l'Udinese, con la Salernitana, ragazzi. Con la Salernitana abbiamo vinto 4-0. Davvero. Entra Ibra per Leao. Ad uno di alla fine. Beh, così ti allungano il recupero, no? C'è anche
ovviamente. Vabbè, almeno non hanno messo Maldini, non hanno messo, vabbè, Bakayoko si è rotto nel riscaldamento quando era. Quindi a metà del primo tempo ha cominciato. Piuttosto che vedere certa gente, vedi, Ibra dice, vabbè. Sale Makers. Al 56 del Milan, il tocco verso Krunic. Krunic, Krunic che non si è mai trovato lì in vita sua. Mario Rui è in vantaggio. E un altro fallo di Sale Makers. Un altro fallo. Adesso arriverà la segnalazione. Ma prenditi l'angolo, coglione. Rebic, è regolare. Rebic, Rebic, Rebic dentro. Ma perché devi far fare gol a Ibra? Tira tu, no? E allora il Napoli che può recuperare. Zingaro, bravo, 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 parla per te, no. Teo, Teo, Teo. Sua partita, che sì, Teo Hernandez trova anche Ibra per servire Ibrahimovic e poi Teo Hernandez, c'è Sale Makers, Sale Makers. Si divora il 2-0, tutto solo con Ospina. Vendetelo. Calcio d'angolo che c'è. Vendetelo. Calcio d'angolo, rivediamo. Vendetelo. Vendetelo. Vendetelo per favore. Sfiora il pallone Ospina. Più di un rigore in movimento addosso a Ospina, tutta la porta. Vendetelo per favore. Vendetelo per davvero. Cioè, vendetelo. Io non lo posso vedere un giocatore così. Ma sto giocatore deve giocare nel Pietrasanta. Finisce. Sì. Sì. Secondo sì! Vince il dai! Mette la testa avanti a oh! Classifica. Va più e 40 minuti volevo cacciare l'urlo. Sì! Sì! Date a casa che ci siete già! Del Maradona, la decisa. Chi di 1-0 con polemiche ferisce? Di 1-0 con polemiche ferisce! A casa! Ci vediamo per Milan-Empoli.